questo mercato non si tiene più da ormai dall'inizio della quarantena e non ci danno possibilità di riaprire, come è stata data già in tutto l'Abruzzo, ma anche in tutta Italia, di lavorare. Perché non lo sappiamo, l'assessore dice che più o meno non è un mercato istituito, quindi non ci sono regole ferree sui posti. Diciamo che il venerdì tutti hanno un posto assegnato, durante la settimana noi possiamo gestirci un po' i posti come vogliamo, ma tutti siamo disposti a fare anche un banco un po' più piccolo per dare la possibilità a tutti di lavorare e di avere una dignità lavorativa, di poter riportare uno stipendio a casa. C'è chi qui da 35, da 40 anni lavora solo in questo mercato e consuma, vende prodotti locali a chilometro zero, che sono sicuramente meglio di quelli nei supermercati che vengono dalla Turchia, magari venduti al chiuso. Noi vendiamo all'aperto, all'aria aperta, prodotti nostrani, prodotti a chilometro zero che fanno solo che bene e non ci danno la possibilità di venderli. Noi vogliamo solo riaprire, solo vendere. Poi lanciate un appello e vi rivolgete all'assessore al commercio del comune di Pescara, Cremonese. All'assessore Cremonese, sì, ci rivolgiamo all'assessore Cremonese di farci lavorare, anche perché ogni giorno abbiamo pagato il posto pubblico che pare che non sia istituito, però pare che la bolletta ogni giorno la vengono a prendere, ogni giorno vengono da noi e noi paghiamo. Quindi o è istituito o non è istituito. Lì può vedere un divieto di sosta che insiste dalle 6 alle 14 tutti i giorni della settimana, tutti i giorni dell'anno. Quindi vuol dire che è istituito, non che non è istituito. Quindi decidessero un po' cosa fare e ci facessero lavorare, perché noi abbiamo bisogno di vivere. Avete cercato di interloquire con l'assessore? Abbiamo cercato di parlare con l'assessore lunedì al mercato dello stadio, ma non siamo riusciti a trovarlo. Pare non sia proprio venuto. Abbiamo provato a telefonare e non ci ha risposto. E l'unica via siete voi giornalisti che ci date la possibilità di esporre i nostri problemi, perché sennò non sappiamo più come fare. Anche i cittadini che vivono qui, come potete vedere, chiedono di riaprire il mercato. Anche loro hanno bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di loro.